Gossip uomini e donne, Soleil e Marco insieme, è amore. Soleil sorge e Marco Cartasegna di Uomini e Donne si sono fidanzati. Dal momento in cui Soleil sorge e Marco Cartasegna sono stati sorpresi insieme alla Fashion Week di Milano circa un mese fa è scoppiato un vero e proprio polverone sui social. Infatti, molti fan di Uomini e Donne hanno accusato la bella ragazza americana di aver mancato di rispetto al fidanzato Luca Onestini. Tuttavia la giovane si è subito difesa, respingendo al mittente ogni critica e spiegando di non aver fatto niente di male. Finita qua? Nemmeno per sogno, perché Luca si è davvero infuriato quando è stato messo al corrente di questa amicizia, tanto da arrivare a dire vigliacca alla fidanzata. Parole durissime, che non sono affatto piaciute alla sorge. Motivo per cui 10 giorni fa ha lasciato definitivamente Onestini. Finita qua? Nemmeno per idea, perché proprio nelle ultime ore, come segnalato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, i due ex protagonisti del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno pubblicato delle storie su Instagram, che hanno lasciato pochi dubbi. Infatti, in una story pubblicata da Soleil si è sentita cristallina la voce di Marco che ha chiesto: non mi inquadri? E successivamente Marco ha pubblicato una foto su Instagram di una ragazza girata di spalle con un cappellino, e nella didascalia ha scritto: The End. Ovviamente, tutti hanno pensato che quella ragazza fosse Soleil. Fine del pettegolezzo? I due si sono fidanzati? Uomini e donne gossip, Soleil sorge e Marco Cartasegna vengono allo scoperto. Soleil sorge e Marco Cartasegna sono venuti allo scoperto? Si sono messi insieme? Sono queste le domande che molti supporter di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP si stanno ponendo in queste ore su social. Dal canto loro ancora non è stato rivelato niente, ma gli ultimi indizi su Instagram hanno subito fatto pensare che i due abbiano iniziato una frequentazione. Verrà fatta presto chiarezza? Intanto i due sono stati bersagliati da critiche in questi giorni. E chi ha espresso pareri negativi è stata anche Federica Beninca. Infatti, quest'ultima è stata invitata spesso e volentieri da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per parlare del suo ex e di Soleil. E in queste circostanze non ha certo speso parole al miele per i due, scatenando l'ennesima bufera sul web. Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Soleil e Marco non facciano discutere i tanti telespettatori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ci saranno presto ulteriori dettagli su questa vicenda?